sono addormentati i piedi, ho le formiche ai piedi. Ah. Ciao ragazze, finalmente riesco a filmare un nuovo video, sono stra contenta di riuscire a filmare un nuovo video e questo video sarà in collaborazione con un ragazzo che ha anche lui un canale qui su YouTube. Il suo canale si chiama Star Fashion Makeup, ve lo linkerò qui nel caso in cui quindi non lo conosciate, vi lascio qui il link al suo canale perché è veramente veramente molto molto bravo. Lui si chiama Edoardo, quindi ti ringrazio tantissimo che hai voluto fare questa collaborazione con me e ti mando anche un bacio, Edo, ciao, ti saluto. In questo video, in questi due video, vi faremo vedere tutte le nostre palette preferite. Teoricamente avrei dovuto scegliere 5 palette, a dire la verità ne ho scelte 6, comunque adesso vedete il perché. Fondamentalmente le prime due sono un'unica scelta, comunque ora vi faccio vedere. La mia prima scelta, ovviamente, non poteva non essere la Naked. Essendo indecisa, amandole entrambe allo stesso modo, ho deciso di metterle tutte e due. Ovviamente non consiglio di comprarle entrambe, averle entrambe se non siete delle truccatrici o non siete delle super appassionate maniache del trucco. Se insomma semplicemente cercate una palette con la quale fare veramente tantissimi tantissimi trucchi, dal più naturale ai più importanti, io vi consiglio assolutamente queste due palette. E fondamentalmente ve ne consiglio solo una, magari scegliete quella che ha i colori che più vi piacciono, i colori che più usate, che più amate su di voi, oppure i colori che non avete, insomma dipende un po' dai gusti. Io davvero non so scegliere tra le due, le amo entrambe allo stesso modo. Ve le faccio vedere, questa è la prima. Vedete, ha tutte delle tonalità nude e parte dalle tonalità più chiare e arriva fino a tonalità anche più scure, quindi con le quali potete fare trucchi più drammatici. Questa invece è la seconda palette. Mi piace tantissimo perché a differenza della prima ha il nero, che è un colore che uso tantissimo, ha questo giallino che io uso tantissimo. Le due palette, come vedete, hanno colori molto simili, tonalità entrambe nude, però sono comunque molto diverse, quindi il concetto è simile, quindi averle entrambe diciamo che hanno dei colori veramente simili, prendete quella che vi piace di più, però comunque fondamentalmente sono colori diversi tra di loro. E io uso queste due palette per truccarmi sempre, sia quando voglio un trucco naturale che quando voglio un trucco un po' più carico, quindi assolutamente consigliate queste due. La prossima palette che vorrei farvi vedere non c'entra assolutamente nulla con le prime due palette, perché è una palette che ha dei colori veramente molto accesi e molto particolari. È questa qui, la Intensissimi di Neve Cosmetics. Questa è la palette che io uso quando voglio fare trucchi stravaganti. Ora vi faccio vedere i colori nel caso non la conosciate già. Questi sono i colori. E devo dire che sono a dir poco pazzeschi, cioè sono veramente veramente bellissimi, sono molto scriventi, li trovo fantastici, sono tra l'altro minerali per cui non contengono schifezzine varie. Per questo motivo ho visto che tendono a durare un pochino meno dei classici ombretti, quindi gli ombretti che contengono tutte le sostanze che questi non contengono, quindi è anche normale che durino un pochino meno, però se usate un buon primer comunque vi durano tutto il giorno o tutta la sera, sicuramente non arrivate, cioè non è che dopo 5 ore non avete più il trucco, assolutamente, io generalmente, oddio, non li uso di giorno, li uso la sera, comunque quando torno a casa ho comunque il trucco intatto, quindi mi piacciono tantissimo, veramente veramente tanto. Un'altra palette che è un'ottima alternativa a questa qui perché ha sempre colori abbastanza particolari, abbastanza stravaganti, è questa qui di Slick, della quale ho fatto anche, mi sembra, una recensione sul blog, sì. Qua ve la faccio vedere, anche questa qui, ah, si vede la videocamera, ha uno specchio enorme e ha tutti questi colori molto particolari, molto sgargianti, molto molto belli. A differenza dell'altra contiene anche dei marroncini, quindi ha due marroncini matti e un illuminante. Sono molto diverse tra loro, sono molto molto diverse, valutate voi. Ecco, sono anche di una grandezza completamente diversa, adesso ve le faccio vedere. Questa qui di Slick è veramente minuscola, vedete,
sono entrambe molto molto carine. Se devo trovare un difetto a quella di Sleek, posso dirvi che gli ombretti spolverano tantissimo. Spolverano, però vabbè, con i giusti accorgimenti non è una cosa poi così grave, basta mettere un po' di cipria. Però ecco, se devo trovare una pecca a questi ombretti, ti devo dire che spolverano troppo. E in più questo fucsia macchia. Io avevo fatto un video, quello manga, usando questo fucsia, e l'ho applicato con un pennello bianco, quello di MAC da sfumatura, cos'è, il 217, e mi è rimasta la puntina del pennello macchiata, cioè nonostante io lo lavi comunque un po' di rosa sul pennello è rimasto. Quindi vabbè, insomma, macchiano un pochino, stateci attente. I colori però sono veramente molto molto belli, quindi io vi straconsiglio anche questa palette. La prossima palette è una palette della quale vi ho parlato in tantissimi tantissimi video, penso che non ne possiate più di sentirmi parlare di questa palette, comunque io ve la faccio rivedere, ed è questa qui, la Smoky di Make Up For Ever, che come potete vedere è ancora più piccola della palette Sleek, quindi è veramente minuscola. Aspettate che vi faccio un paragone così potete farvi un'idea, e questa è la Naked. Quindi più o meno queste sono le grandezze delle palette. Ve lo faccio vedere perché comunque avere delle palette piccole da portare in giro è sempre una cosa comoda. Questa palette è fantastica, io la adoro perché, vabbè, è tutta impolverata, sporchissima, perché la uso tantissime tantissime volte, praticamente quasi tutti i giorni. Ecco, insieme alle Naked questa è la palette che uso di più. E come vedete contiene tantissime tonalità, dalle tonalità più neutre, quindi c'è un bellissimo illuminante, c'è un marroncino chiaro, c'è un marroncino medio, c'è un bronzo rame che alle more sta benissimo, c'è un verde, c'è un blu, c'è un viola, c'è un nero, per cui potete realizzare sia trucchi da giorno molto soft utilizzando i primi quattro colori, oppure trucchi più drammatici utilizzando gli altri colori. Quindi secondo me è veramente una palette passepartout con la quale potete creare tantissimi trucchi, con la quale potete sbizzarrirvi, ed è piccolissima perché è molto più piccola di una mano. L'ultima palette della quale vorrei parlarvi è una palette che anche qui vi ho fatto vedere in tantissimi video parecchio tempo fa, perché ce l'ho da tanto tempo. È questa qui, che penso conoscete tutte perché è molto molto famosa, molto conosciuta, ed è la Sun Club di Essence, e ha tutte queste tonalità che vedete sono abbastanza neutre. Per trovare una pecca a questa palette posso dirvi che ha tutti ombretti shimmer, per cui non lo so, gli ombretti shimmer possono piacere o possono non piacere, a me piacciono tanto, però secondo me devono sempre essere abbinati ad almeno un colore matte. Mi spiego, generalmente i miei trucchi hanno quasi sempre un marrone matte nella piega, più o meno scuro, e poi magari sulla palpebra potete usare un po' di shimmer, oppure nell'angolo interno, oppure sotto l'arcata sopraccigliare, ma realizzare un intero trucco shimmer lo trovo un po' pesante. Quindi ecco, se devo trovare un difetto posso dire questo di questa palette. Però anche qui è piccolissima, è carinissima, costa poco, per cui è anche abbastanza economica, quindi veramente io ve la straconsiglio. Ecco, quindi questa è l'ultima palette, il mio video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Fatemi sapere magari con un commentino qui sotto, oppure anche con un video, se volete realizzare un video risposta, perché no, a me fa strapiacere. Fatemi sapere quali sono le vostre palette preferite, oppure la vostra palette preferita in assoluto, quella che usate sempre. Fatemelo sapere, che sono stracuriosa. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!